Stupore e timore sono elementi essenziali della vita del cristiano, indipendentemente dalle culture, dalle epoche o dalle emergenze. La Chiesa di Cristo è popolata da credenti nascosti, uomini e donne che si incontrano di nascosto, clandestinamente, in cantine o in grotte, a rischio della loro stessa vita. Qualche anno fa in Somalia si contavano pochissimi cristiani, braccati come animali da estremisti che consideravano la fede cristiana una specie di cancro da estirpare. Ne trovarono molti, ne uccisero molti. Eppure oggi, a distanza di anni, la rete di credenti nascosti in Somalia è cresciuta. Si stimano migliaia. Braccati, certo, ancora, come prima, ma tenaci e pronti a dare la loro vita. Ed è dai meandri di questa chiesa clandestina, nascosta, pericolosa, che viene la storia che vorrei condividere con voi oggi. Io sono Christian Nani e questo è il terzo episodio di Chiesa in Casa di Porte Aperte. La storia che voglio raccontarvi suscita stupore e timore, probabilmente. Ed è una storia vera, accaduta realmente, e che è connessa in particolar modo a questo foglietto di carta. È il protagonista di questa storia ad avermelo regalato. Il suo nome è Nick Ripken, ma non è il suo vero nome. Mohammed Mahmoud Abdi Aziz Awis Libon sono i cinque nomi scritti in questo piccolo pezzo di carta consunto che io ho deciso a un certo punto di plastificare perché già era consunto, in più io continuavo a rigirarlo tra le mie mani. Per raccontarvi questa storia dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, oltre 30 anni fa, in Somalia. Nick si trovava lì per un'operazione di soccorso per aiutare il popolo somalo in mezzo alla guerra civile e si trovò sommerso letteralmente da un oceano di miseria e necessità. Un inferno in terra lo definì Nick. Quando venne a sapere, proprio in quel periodo, che nella regione etiope dell'Ogaden c'erano all'incirca, o forse si stimavano, 2 milioni di somali nell'estrema necessità. Nick disse che lo Spirito Santo gli mise un peso nel cuore. Era disturbato nei sogni, continuava a sognare questo luogo che non aveva mai visto e in particolare anche durante i momenti di preghiera, di studio biblico, tornava a quel posto e sentiva nel cuore un nome, una città, Godè, che era una città dell'Etiopia, era una città dell'Ogaden. Una follia, perché spronato da sua moglie, Ruth, ad obbedire a quello che lui sentiva, decise che era il momento di andare proprio lì, a Godè, in Etiopia, nel bel mezzo della guerra civile, senza sapere bene perché o per quale ragione o cosa effettivamente avrebbe fatto. Prima di partire, ne parlò con un suo amico, un amico missionario, e questo amico tentò di dissuaderlo a partire perché non si sapeva cosa avrebbe trovato. E ad un certo punto, visto che non ci riusciva, prese questo pezzettino di carta e scrisse 5 nomi che vi ho letto prima. E disse, alla fine degli anni 80, 5 famiglie somale che avevamo avvicinato alla fede cristiana nella Somalia occidentale furono costrette dalla guerra e dalla forte persecuzione a scappare. Da 5 anni ormai non abbiamo nessuna notizia di loro, eppure noi continuiamo a pregare per loro, ma non sappiamo se siano vivi o morti. Prendi questo foglietto, mettilo nel portafoglio e quando sarai ad Ogaden, prega per queste persone. Magari Dio te le farà incontrare. Così gli disse e così Nick effettivamente fece. Prese quel foglietto e lo mise nel suo portafogli e dopo non facili preparativi arrivò in Etiopia, a Godè, trovando uno spettacolo di miseria e morte terribile. Mentre si trovava in un piccolo ristorante locale, insieme ad altre 3 persone, un dottore, un inviato delle Nazioni Unite, un uomo piuttosto alto, vestito con degli stracci addosso,
puzzolente, con delle vistose cicatrici nel volto, si avvicinò a lui e gli disse, guardandolo, interrompendolo bruscamente, guardandolo, disse a Nick: sei tu quello che deve venire. Nick lo guardò attonito. L'uomo evidentemente era un somalo e non aspettò nemmeno la risposta e sgusciò via dal ristorante. Nell'ora e mezza successiva, questa scena si ripete per altre 4 volte con altri 4 uomini diversi. Sei tu quello che deve venire. Nick e i suoi collaboratori presenti non seppero come interpretare questa cosa, ma di sicuro capirono qualcosa, erano stati seguiti. Il venerdì successivo Nick commise un errore, è un errore che si può commettere quando è una leggerezza, sì, quando si sta in un ambiente pericoloso per molto tempo, e cioè abbassò un po' la guardia e iniziò a passeggiare fuori dall'area più sicura della città di Godet, e inoltrandosi in un quartiere fatto di case in fango e perdendosi un po' nei meandri dei cunicoli e dei vicoli di questa piccola città. Si ritrovò in un vicolo cieco, svoltando un angolo. Se ne accorse e a quel punto fece marcia indietro, ma 5 uomini apparvero improvvisamente, bloccandogli la via. Era stato messo in trappola, seguito e chiuso in quel vicolo. «Cosa volete?» chiese Nick, con tutto il coraggio a disposizione e alzando la voce. Il più alto di loro, con uno sguardo affilato, lo guardò dritto negli occhi, un'espressione che incuteva timore, disse: «Sei tu quello che deve venire!» In quel momento Nick si rese conto che si trattava proprio del primo individuo che era entrato nel ristorante e che gli aveva posto quella domanda. E poi riconobbe anche gli altri 4 uomini, erano i 4 uomini che erano venuti al ristorante e gli avevano posto quella stessa identica domanda: sei tu quello che deve venire. Dobbiamo raccontarti la nostra storia, disse uno di loro. Gli altri rimasero in silenzio e così Nick, spaventato, e gli raccontarono un po' per volta che alcuni anni prima persone esattamente come Nick erano arrivate nel loro villaggio e gli avevano raccontato delle storie bellissime riguardo un uomo che si faceva chiamare Gesù e che in realtà era Dio, l'unto del Signore. Abbiamo amato quelle storie, abbiamo amato quelle persone, insistevano e ripetevano continuamente. Ma poi la guerra civile arrivò e furono costretti dalla persecuzione a scappare. Per 5 anni abbiamo vissuto in questo deserto, dicevano, senza nemmeno incontrarci l'un l'altro. Poi, senza saperlo, abbiamo iniziato tutti a fare la stessa preghiera. Dio, ma questo Gesù è veramente chi ci è stato detto essere? O abbiamo creduto a una favola? Poi raccontarono, sentimmo nel cuore una voce che ci diceva che dovevamo andare a Godet, dovevamo spostarci nella città ed andare a Godet. Tutti separatamente sentirono questa voce e lì ti manderò qualcuno che risponderà alle tue preghiere. Questo sentirono. Si trovarono a Godet e già da un mese erano nella città. E nelle ultime 2 settimane avevano seguito Nick. Tutti, indipendentemente, in angoli diversi della città, decisero di seguire Nick. Ed eccoci qui, a questo racconto pazzesco, fulcro di una storia pazzesca. Nick si ricordò del foglietto, questo foglietto, lo estrasse dal suo portafoglio ed iniziò a leggere i 5 nomi scritti su questo foglietto. Mohammed, sono io, rispose uno di loro. Mahmoud, sono io. Abdid Aziz, sono io. Aways, sono io. Libon, sono io. Stupore e timore. È ciò che provo quando ricordo ancora questa storia realmente accaduta. E quando
maneggio tra le mie mani questo foglietto di carta, insieme alla storia che esso rappresenta, mi dà continuamente la stessa importante e grande lezione teologica. La vita del corpo di Cristo è piena di stupore e timore. È nel corpo di Cristo che troviamo incoraggiamento nei momenti più bui. Che aspettiamo dunque? Che aspettiamo dunque? Condividiamo le storie nostre e di altri, passate e presenti della Chiesa. Offriamo al mondo l'opportunità di conoscere lo stupore e il timore di Dio.